siamo adesso ai volumi 11. Il primo è un po' particolare, l'ho messo qui ma non sapevo bene dove collocarlo perché in realtà è un romanzo. Sto parlando di Another Monster, il romanzo praticamente ispirato, collegato a Monster di Naoki Urasawa. Infatti gli autori sono gli stessi Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki, più questo autore fittizio che è Werner Weber, che è un giornalista che scrive questo libro sostanzialmente. In pratica è un giornalista che vuole ripercorrere il caso Johan per collegarlo a un altro caso di omicidio avvenuto qualche anno dopo, e per fare ciò intervista un po' diverse persone coinvolte appunto nel caso Johan per far luce su alcune cose, e praticamente ripercorre sostanzialmente grosso modo tutta la trama di Monster a grandi linee. Ora, devo dire che io non ricordo benissimo Monster, nel senso che l'ho comprato man mano che usciva, ma è uno di quei manga che avrebbe bisogno di una rilettura tutta ad un fiato. Quindi già di Monster mi ricordavo poco, di alcuni passaggi in mezzo. Però questo libro praticamente ripercorre grosso modo tutta la trama, è insomma un'integrazione e aggiunge una piccola postilla a quanto è stato Monster. Insomma, non mi sembra che ci sia molto di più. Se mi sbaglio potete anche correggermi, perché ho detto insomma non ho proprio presente Monster in tutti i precisi particolari, quindi potrei anche sbagliarmi. Secondo me è stata un po' una follia metterlo in pack col primo volume della ristampa di Monster. Io l'ho comprato singolo, sfuso, anzi il fumettaro gentilmente mi ha smettrato un pack e mi ha dato solo questo. Però lo trovo folle perché sostanzialmente, cioè, uno si trova questo e il primo volume di Monster, cioè questo ti spoilerà tutto Monster, quindi comunque non te lo puoi leggere subito. Quindi, boh, cioè, non ne trovo molto l'utilità che uno si compisse due cose per poi tenersi questo in casa tutto il tempo che magari uno decide di recuperarsi Monster, che non è che sia una spesa già proprio indifferente, ecco. Però tutto sommato è una lettura interessante, scorre via tranquillamente, però, cioè, ovviamente è consigliato solo e soltanto a chi ha letto il fumetto, cioè assolutamente sconsigliato a tutti gli altri. Come altro volume unico del mese abbiamo quello che in realtà è il quarto numero di una serie di storie brevi, che è il quarto numero di Shibuya Hotel di Mario Kazaki, pubblicato a prezzo improponibile di 5,50€ da Planet Manga. L'ho comprato perché la Okazaki mi piace moltissimo come autrice, la stessa di Supplement, edito dalla Goen, e avevo preso i primi due volumi, il terzo il mese scorso, ho preso anche questo ovviamente. Questo numero mi è piaciuto di più del precedente perché stavolta le varie storie brevi hanno in comune la protagonista, e anche una sua amica rivale. In pratica la protagonista è una ragazza, una gal, quindi una di quelle ragazze giapponesi molto appariscenti, che però in realtà studia seriamente per diventare geisha e per riportare il quartiere all'antico splendore, il quartiere di Shibuya, in realtà una parte di Shibuya, all'antico splendore, non come un luogo un po' decadente, come al giorno d'oggi. La sua amica rivale in realtà è una sua ex compagna di liceo, che è una signora di buona famiglia, bonton, che sembra sempre molto agile e distaccata, che in realtà è abbastanza diversa da quello che sembra. Le due erano rivali d'amore in liceo e poi si ritroveranno in una situazione simile qualche anno dopo. E dopo questa prima storia, e poi ci saranno delle altre con protagoniste sempre loro due che si incrociano, insomma, nel quartiere, intrecciando altri personaggi, un affresco molto divertente, devo dire. Soprattutto la ragazza che studia per diventare geisha è abbastanza originale, insomma, non si vede in un manga ambientato comunque al giorno d'oggi, voglio dire. È uno josei assolutamente piacevolissimo, lo consiglierei caldamente se non fosse per il prezzo, quindi insomma, ovviamente ognuno poi decide in base a quello che si può permettere. Comunque mi è molto piaciuto. Allora, ho preso anche due manga che in realtà all'inizio ero indecisa se prenderli, poi andando in fumetteria con mio marito li abbiamo sfogliati e abbiamo deciso, vabbè, proviamoli. Il primo dei due, perché stavano in pack, è Deathless di Koshi Rikudo, che era in pack con Echo Zion, dello stesso autore di cui vi parlerò dopo. Sono entrambe serie che hanno all'attivo molti pochi numeri in Giappone comunque. Quindi vabbè, sempre questa politica di portare i manga appena escono praticamente, che poi non è costretto ad aspettare millenni, cioè magari ti becchi tre numeri di fila e poi devi aspettare 20 secoli, vabbè, politiche che non capirò mai comunque. E Deathless appunto è il primo manga e viene pubblicato singolarmente a 6,50€.
La storia è molto strana. Mizuki è un'universitaria abbastanza sfigata, occhialuta, una ragazza qualunque. E una sera, cioè un giorno, incontra Suzaku e Kamado, due ragazze molto provocanti, vestite in abiti tradizionali, molto particolari. La stessa sera che di questo incontro, Mizuki viene accoltellata a morte perché già da uno squilibrato praticamente per tutta una questione di vendita di terreni. E Suzaku e Kamado si avvicinano per nutrirsi dell'energia vitale, del tempo vitale di Mizuki. Il problema è che Mizuki, per motivi inspiegabili, assorbe Suzaku senza volerlo e quindi si ritroverà a condividere il corpo con Suzaku. E avendo anche dei cambiamenti fisici, perché Mizuki diventerà una tettona strafiga sostanzialmente. E quindi Kamado, osservando la situazione, si fermerà a vivere con Mizuki e tutta la sua famiglia. La cosa divertente è che Mizuki e Suzaku, la coscienza di Suzaku in realtà è vigile ancora, quindi i due si troveranno spesso a parlare stando nello stesso corpo. E si verrà a trovare l'inconveniente del fatto che Mizuki si deve però nutrire di tempo vitale degli esseri umani per sopravvivere. E questo avviene stando notevolmente a contatto col corpo della vittima. Bisogna tipo spogliarsi e mettersi vicini vicini, quindi occasione per fanservice proprio e vai. Quindi inizialmente è una storia su questa accettazione di Mizuki della situazione in cui si trova molto particolare e dovranno cercare di capire perché è successo e come porvi rimedio, insomma, in qualche modo, però viene messa anche tanta carne al fuoco sui misteri che aleggiano intorno a queste due ragazze misteriose. E anche su possibili futuri combattimenti che ci dovranno essere. E ci sono anche tanti, tutta la famiglia di Mizuki, anche molto divertente, aggiunge un po' di colore alla storia, che è un po' confusionaria in alcuni punti. Succedono tante cose, si fa un po' fatica a seguire i dialoghi, però poi nel complesso si legge bene. E quindi è una storia divertente, piena di fanservice, appunto. E abbastanza particolare. Comunque, io devo dire che ci è piaciuta, quindi se siete interessati magari dateci un'occhiata, anche se il prezzo non è proprio dei migliori, perché la Planet ha aumentato tutte le serie da 5,90 a 6,50, quindi questo è. Insieme a Deathless avevamo anche il primo numero di Eco Zion, sempre di Koshi Rikudo, pubblicato a 6,50 euro. Anche questo manga è molto strano, da una trama tendente al fantasy, cioè parte come una commedia scolastica in cui abbiamo Yukari, che è una liceale molto avida che esegue indagini su commissione, diciamo, che viaggia sempre in trio con Takao, che è un ragazzo molto corpulento, che è esperto di arti marziali, che non sopporta Yukari e non si capisce perché stia sempre appresso a lei, e poi c'è Kanze, una ragazza che non parla mai, molto timida, che però piano piano che avanziamo nella lettura scopriamo essere in grado di riprodurre qualsiasi suono che abbia sentito almeno una volta. E come suono non dico solo voci, come sembra al primo capitolo, ma veramente di tutto, qualsiasi suono, anche le sirene delle polizie, tanto per dirne una. Inizia un po' come una commedia in cui ci sono episodi divertenti, insomma, e poi piano piano viene messa tanta carne al fuoco, so anche vagamente su come si sono incontrati questi tre protagonisti, e vengono anche appunto introdotti tanti misteri, anche il personaggio di una professoressa che li recluta sostanzialmente per lavorare per lei. Ancora non si sa bene a che scopi, cioè qualcosa si è visto, ma comunque c'è molta molta roba che potrà essere sviluppata in futuro. Non so bene in che direzione voglia andare questo manga, che è stato molto divertente, particolare appunto, però non sapendo proprio che tipo di manga sarà, non so se consigliarlo o meno. A mio marito non è piaciuto molto, mio marito apprezza tutto in tetra, e a me tutto sommato non è dispiaciuto, ho trovato i personaggi molto divertenti, i disegni comunque sono ben fatti, forse di questo posso far vedere qualcosa senza che mi debba censurare, visto che c'è meno fanservice comunque rispetto a Deathless. Comunque una serie carina per ora, con pochissimi numeri all'attivo in Giappone, non mi ricordo se è 2 o 3, quindi insomma anche se volete recuperarla in futuro c'è tutto il tempo per farlo con molta calma. Allora, un manga molto diverso, è stato pubblicato invece da J-Pop ed è il primo numero dell'Impero delle Otome di Torajiro Kishi, pubblicato a 6,50 euro. Torajiro Kishi è lo stesso autore del Bacio di Marte, che è stato pubblicato da Flashbook, un volume unico, Yuri,
ma molto molto delicato, dolce e assolutamente consigliatissimo, perché non era per niente spinto, non era per niente volgare, era veramente un piccolo gioiellino. L'impero delle Atome è qualcosa di parecchio diverso. È uno yuri, è composto da tante piccole storie che poi spesso vanno a riprendere poi gli stessi personaggi, cioè magari c'è una storia con due personaggi, poi dopo altri 5 storie riprende i due personaggi di prima. Tutti i personaggi, tutti i protagonisti sono tutte ragazze di un liceo femminile. E tutte queste ragazze sostanzialmente sono in preda a diversi pruriti e interessi nei confronti del loro stesso sesso. Quindi in questo manga tutte le ragazze sono attratte da altre ragazze, sostanzialmente. Non esistono maschi in questo manga, non se ne vedono, non ce ne sono. E quindi si assiste a tutta una serie di scenette più o meno ammiccanti tra fanciulle. Sostanzialmente il succo è questo, ce ne sono alcune un po' più becere, qualcuna un po' più divertente, qualcuna anche un po' più emozionante, devo dire, quando c'è di mezzo un po' più di sentimento. È una cosa molto diversa, il bacio di Marte era molto poetico, qui è tutto molto più terra terra, insomma, anche un po' irrealistico, perché tanto c'è, non è possibile una scuola femminile, tutte vogliono sempre star toccate le femmine. Cioè, io in uno spogliatoio femminile non ho mai visto queste scene, poi forse sono stata io, insomma, non lo so. E però tutto sommato divertente, ecco. Però va preso con la consapevolezza di quello che è. Ho letto, non mi ricordo dove, devo essere sincera, che questo manga in realtà è pubblicato su una rivista per uomini di 20-30 anni. Quindi forse lì si spiega questo ammiccamento così eccessivo tra fanciulle, ecco, rispetto magari alla poesia, all'intensità che c'è stato nel Bacio di Marte. Lo pongo sempre a paragone perché è dello stesso autore, mi è piaciuto molto. Quindi comunque una serie divertente, così se vi posso, mi può interessare vedere delle giovani liceali così un po' arrapate, mettiamola così. L'ultima novità del mese che ho preso è stato il primo numero appunto della Mia Metal di Hiroyo Oku, lo stesso autore di Gantz, pubblicato dalla Planet Manga a 6,50 euro. Questo volume è venduto anche in pack con il numero 32 di Gantz. Infatti l'ho presi nel pack così ho risparmiato, insomma. Di Gans vi parlerò dopo, quindi se qualcuno segue quella serie e volesse provare anche questa lo può fare. Questa serie però è estremamente diversa da Gans, perché praticamente è una commedia in 3 numeri. Shintaro, come si legge anche qua dietro il volume, è un hikikomori da 15 anni e vive rinchiuso in casa. Il padre, dopo vari tentativi per farlo uscire, si risposa con la giovanissima Haruka, proprio giovanissimissima. Il padre però poi di Shintaro muore, quindi Haruka si ritroverà a essere la mamma acquisita di questo giovane e dopo varie indecisioni deciderà di cercare di aiutarlo a uscire dalla sua stanza, non essere più un hikikomori. E quindi ci sono i vari tentativi di questa ragazza di portare fuori Shintaro. Quindi una commedia molto, dai toni molto leggeri, devo dire, non c'è tutta la drammaticità di Hikikomori, insomma. Cioè, mi ricordo per esempio Welcome to the Nature, che era molto più pesante sotto alcuni punti di vista. Questo invece è una commedia score molto leggera, simpatica, e devo dire, quindi, se non vi piace il sadismo che Oku dimostra in Gantz, qui le cose dovrebbero andare un po' meglio. Molto simpatico, devo dire che lo consiglio, anche i disegni non sono affatto male nello stile di quest'autore, insomma, spero che si vedano. L'edizione, devo dire, è molto molto buona per una volta, ci sono anche le pagine a colore all'inizio, la rilegatura non mi sembra faccia schifo, quindi se volete una commedia molto particolare, devo dire, al momento ve lo consiglio.